Ti servono crediti per spacchettare, fare trading o creare la squadra dei tuoi sogni? IG Vault fa il caso tuo. Grazie al mio codice sconto risparmierete tantissimo. Tutti i link in descrizione. Ciao ragazzi, qua è Exet e oggi siamo tornati con un nuovo video, nuovo draft 100% Inghilterra. La maglietta questa volta non ce l'ho. Ormai questa serie andava avanti con le magliette che io indossavo, ragazzi, non so come, ho più di 100 maglie. Non ho mai comprato la maglia dell'Inghilterra. Da un lato è positivo, per questo video è negativo. Come serie di 100% la conosciamo benissimo, ragazzi. Poco da spiegare, dobbiamo cercare di creare il draft interamente con calciatori inglesi. Se non riusciamo ad arrivare a 11 calciatori inglesi, possiamo aiutarci con il campionato inglese. Fortunatamente con il team inglese non dobbiamo giocare la finale. Consentitemi nei commenti la prossima nazionale che devo portare e buttiamoci nel draft. Eccoci qui nel draft. E ricordiamoci ovviamente la challenge che dovevo prendere obbligatoriamente quelli inglesi. Sinceramente non credo sia molto difficile. I moduli sono... Anche il mio modulo preferito. Ci vogliono mandare a nozze. Minimo modi droppano Sancho. Non è Sancho, però è Raheem Sterling. Molto bello carriccia. Possiamo prendere o Cole o Sterling. Prendo Cole, non per qualcosa, ma tanto Sterling c'è anche speciale. Però è full inglese. Lineker fa sboccare, sì, ma è inglese. Scopriremo dopo se Lineker è il pippo inglese. Che odore questa Inghilterra, mi piace. Che Inghilterra... Vorrei usare quel termine proprio. Sì, lo voglio proprio usare. Esotica. Mané Odegaard. Quindi o prendi Mané o prendi Odegaard. Odegaard è nuovo. Proviamolo, perché tanto quel Mané l'ho trovato 3 volte e mi ha fatto sempre sboccare. Rice. Quindi cavolo, poteva darmelo speciale. Rice almeno era un po' più top. Indovina chi è uscito. Il Bomber Tavernier. Che bella inglese che stiamo cacciando, raga. Mamma mia, però bella. Questi non sono proprio belli. Però cavolo, bellissimi giocatori in attacco. Ah, nemmeno uno, vabbè, non c'è nemmeno uno nemmeno della Premier. Top, vai con Magnan. Dai, un bel DC. Oddio, il meme è vivo, il meme è vivo. Harry Maguire. Guarda, ma sai che forse una full inglese riusciamo a farla? Oh, manca un COC e un CC, abbiamo fatto una full inglese clamorosa. Madre mia, che giocatori bellissimi. Metti Fabinho e abbiamo chiuso tutti. Oh, che bella, forse questa è la prima volta che riusciamo a fare quasi una full. Wow, bello vero CR Godo. Ho avuto molti flashback, ho detto cavolo, manco un inglese, però no. Cristiano Ronaldo gioca in Premier League. Top, non c'è nessuno dell'Inghilterra. C'è Mahrez, Momo e il nuovo CR7. Guarda che abbiamo fatto il colpo grosso. Servirebbe anche Owen, minchia, mettono Owen, abbiamo finito. La squadra comunque è finita, ragazzi. Cioè, la squadra è top. Prendiamo anche Mahrez. Jack Grealish. Non c'è nessuno. Inglesi. Oh, c'è raga, come team è spettacolare. Bellissimo. Tu hai un sacco di problemi, lo sai? Super mega curioso dell'attacco. Lineker, Vardy. Super mega curioso. Nel secondo tempo aggiungiamo CR7, Odegaard e Mahrez. Rimaniamo sempre in tema campionato inglese, ma proviamo un po' di tutto. Questo è il team iniziale, buttiamoci nella sfida. Vediamo il team dell'avversario. Wow, bel team, molto molto forte. Sicuramente più del nostro. Chissà questo qua cosa sta pensando guardando Maguire. Anche un po' di Lineker. Eccola qui, la prima Harry Maguireata l'ha fatta. La prima chicca di Harry Maguire è stata portata a termine. Ha messo la gamba a vuoto. Molto realistico. Siamo buoni. Harry, fai qualcosa. È finita. 2-0. Mamma mia, beh, abbiamo beccato, ragazzi, il tryharder finale. Non è il massimo degli avversari che potevamo beccare. Uno che tryharda. Sembra che sta giocando il FUT Champions, mannaggia lui. Tavernier contro tutti. Palla a Lineker, mamma donna, il primo tiro di Lineker. Harry Maguire. Glielo fa dire così. Fatti vedere il Goat. Il fottuto Goat. Bravo Jimmy, guarda Lineker. Madonna, sì, ma manco a tirare. Ma questo... Sa fare qualcosa sto Lineker. Bang così, no, non sa manco correre. Non ha il dribbling, non ha le mosse abilità. Non ha il piede debole.
non c'è i calzini, non c'è le scarpette adatte. Oh, ma questo qua che cazzo fa? Ah, oh, meno male avevo lasciato un bucone. Fottuto Goat, salvami! Sì, vabbè, ma un po' pe, l'anno scorso eri un fenomeno, ma sei un lavandino. E fuori, oh, 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 Maria Sports! Ma che stai a fare, yei? Su col contropiede! Su col contropiede! Dai, Ode! Un bel cross! Jimmy, mannaggia a te! Bel dribbling! Altro cross! Ronaldo! Ma vabbè, sì, però mi nonna! Harry! Ma Harry Maguire gli è partita la scintilla come vi parte di solito. Ha voluto tentare il tiro al volo. Ovviamente, grande classe. Ha detto, perché non facciamo un bel tiro al volo? Sì, Jimmy! Sì, Jimmy! Vabbè, ragazzi, ma 92 di tiro. Guardi, non fa un gol. Ma scusami, come fa a avere 92 di tiro? Ronaldo! No! Sì! Sì! No! Oddio! Dio mio, Vardy! Cristo, ma chi ha in porta? Impiglia sto gol! Mannaggia lui! Ma per fare un gol! Oddio, crediamoci! Crediamoci, crediamoci! Ci crediamo, ci crediamo! Bello! Oddio! 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 Riyad! Titezza! Siamo vivi! Siamo vivi! Crediamo nel cuore delle carte! Il fottuto cuore delle carte! Oh cazzo, è finita! Tavernier! Oddio, ultima azione! Oddio, ultima azione! Oddio! 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 Regimi! Noi andiamo ai supplementari! Oddio, che rimonta! Che rimonta pazza! Che rimonta pazza! L'avversario ci beffava! Ci prendeva in giro perché hanno detto, ma questo qui gioca in 10 perché è Harry Maguire. E invece, fottutissimo! Che rimonta pazzesca, ragazzi! Che rimonta senza senso! Vabbè, rimonta senza senso, ma alziamo le mani! La partita finiva con una sconfitta. Guardate i tiri in porta, raga! 20 tiri, meritata sul campo, sul campo! Abbiamo fatto sognare i nostri tifosi, i nostri funs. Che dobbiamo dire, ragazzi? Che dobbiamo dire di questo teammetto? Harry Maguire, il GOAT indiscusso. Il miglior giocatore nella storia del calcio. Una categoria a parte, uno sport a parte, un ruolo difensivo a parte. È un giocatore incredibile. Poi, lei sa che è un giocatore così forte, alto alto, che così può andare anche in fase offensiva grazie al suo grande dribbling, la sua grande tecnica, la sua grande velocità, la sua grande reattività. Infatti lo possiamo andare a vedere, che guardate lì che reattività, grazie agli eSport. Poi 47 di accelerazioni, che fenomeno. Lettura difensiva 87 di intercettazioni. Io non so che sport guardi gli eSport per dare questa carta a Harry Maguire. Signori, sono giù il termine anche di questo video. Secondo me draft epico, finito anche benissimo. Grande vittoria, grande team, super divertente come nazionale, anche per i tanti meme. Signori, se volete il prossimo, ditemi la nazionale qua sotto nei commenti. Come sempre un bel mi piace per mandare avanti la serie. Iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, passate a tutti i miei social network che trovate qua sotto. Dove tu, se vi ringrazio per il video, vi ringrazio il sostegno. Dex è tutto, haters make me famous.